Gianluca Zoia annuncia a Rete Veneta, verrò alla Lamecal, la sensibilità del governatore arriva in Val Brenta. Un brindisi a Zoia a Rete Veneta, i dipendenti della Lamecal vedono una luce di speranza. Roma taglia i trasferimenti per destinarli ad un fondo di solidarietà comunale, i soldi ripartiti in tutta Italia. Lampioni spenti, i bassanesi chiedono al comune di avere voce in capitolo in scelte così importanti per la loro sicurezza. 2014, la ripresa è vicina. L'annuncio del Premier Letta divide i bassanesi tra fiduciosi e scettici. A Campo San Martino, cittadini e comune uniti contro la realizzazione di una centrale idroelettrica sul Brenta. Buonasera a voi telespettatori, da Tatiana Lunardone e da tutta la redazione di Bassano TG. Iniziamo insieme il telegiornale con il presidente della regione Luca Zoia che ha accolto l'appello di Rete Veneta. Infatti la settimana prossima incontrerà i lavoratori della Lamecal in presidio permanente davanti allo stabilimento di Oliero. La prossima settimana, accogliendo la richiesta di Rete Veneta, il presidente della regione, Luca Zoia, incontrerà i lavoratori della Lamecal da quasi due settimane in presidio permanente davanti allo stabilimento di Oliero. Una dimostrazione di sensibilità già dimostrata in altre circostanze, nelle quali Zoia aveva voluto far sentire a coloro che vivono i problemi della crisi la vicinanza delle istituzioni, interessandosi personalmente delle difficoltà di lavoratori e aziende. Ho avuto notizia di questa azienda e devo dire che ho in intenzione il 22 di novembre, in occasione della mia visita già a Bassano per la protesta contro la chiusura del tribunale, di far visita a questi lavoratori. Rete Veneta si era assunta l'impegno di informare il presidente del Veneto del dramma di queste 40 famiglie, da 4 mesi senza stipendio e con un futuro occupazionale estremamente incerto, e di invitarlo ad incontrare i lavoratori e farsi carico della questione. Nel telegiornale di ieri avevamo anche indicato il 22 novembre, data nella quale il governatore sarà a Bassano per la manifestazione contro la chiusura del tribunale, come un'ottima occasione per recarsi a Valstagna. Zoia ha accettato l'invito di Rete Veneta. Penso che l'ascolto da parte mia, andargli a far visita, senza volere poi sposare cause a prescindere, mi riserverò poi di approfondire tutta la vicenda perché al momento non la conosco, sia comunque l'occasione di portare la vicinanza della regione. Quando i nostri telegiornali avevano iniziato a raccontare il dramma dei dipendenti della Lamecal, loro ci avevano chiesto una cosa sola: non abbandonateci anche voi. E Rete Veneta si era presa l'impegno di sostenere la causa di queste famiglie in difficoltà, chiamando in causa la politica, dagli amministratori locali fino al presidente della regione. Ora proprio il presidente della regione ha raccolto il nostro appello, assumendosi un impegno che si concretizzerà il 22 novembre con la visita di Zoia allo stabilimento di Oliero. E l'annuncio di Zoia allo stabilimento di Oliero ha riacceso le speranze dei lavoratori dell'ex Lamecal. L'annuncio della visita del presidente Zoia al presidio dei lavoratori della Lamecal è un raggio di sole nelle lunghe giornate passate stretti nel gazebo, 3 metri per 3, oggi anche sotto la pioggia. E devo ringraziare Rete Veneta che ci sta dando una mano molto forte a noi che siamo qui. E anche per il discorso di Zoia, l'emittente di Rete Veneta si è messa in moto per noi, insomma. Secondo me già la presenza qua da noi è significativo, questo che ci venga a portare la sua solidarietà verso di noi. E dopo se può fare qualcosa, ben venga. Molto piacere, guardo, perché guardo una cosa proprio positiva per un presidente della regione Veneto che viene qua a trovare operai a queste condizioni così. Mi siamo contenti che venga qua, ecco, speriamo che tutto vada bene. Nelle quasi due settimane di presidio permanente si cementano amicizie e si conoscono solidarietà che non ci si aspettava. C'è gente che si ferma, ci porta un po' da mangiare, da bere. È passato di qua in macchina, si è fermato. Ci ha dato 50 euro e è andato via. La visita di Zoia è attesa con impazienza. Sono tante le cose che i lavoratori vogliono far conoscere al presidente. Penso che, diciamo, anche i racconti personali di ogni individuo, ogni dipendente, possono aiutare un po' a sensibilizzare l'opinione pubblica e chi può aiutarci in una situazione del genere. Cioè, ad esempio, io sono 35 anni che lavoro in questa azienda, mi trovo messo su una strada che adesso non so neanche io, cioè l'età è abbastanza avanti,
e non so cosa fare. Fortunatamente ho la moglie che lavora, però ci sono tanti che hanno i problemi che sono molto molto gravi. E proprio alla situazione dei lavoratori dell'ex Lametal continua ad occuparsi il nostro TG Linea Aperta di questa settimana. Lametal, 40 famiglie chiedono aiuto. Chi le ascolta? Come sempre diteci la vostra inviando un sms, un fax o una mail ai numeri che state vedendo in sovraimpressione. Nel 2014 la ripresa è a portata di mano. Questa è la dichiarazione del Premier Letta, fiducioso sul futuro economico dell'Italia. Non lo sono altrettanto i bassanesi. Vediamo. Ma guardi, la speranza è l'ultima a morire, poi è meglio non aggiungere altro. Beh, io ci credo perché così non si può andare avanti, di conseguenza qualcosa devono fare. Con molti dubbi. Parla della ripresa economica? Non mi faccia parlare. Guarda, posso dirle una cosa, se lei legge attentamente le bollette del gas e delle luci, vede un pochino la situazione nostra italiana. Speriamo. Ci mai a fare questo, cioè, solo sperare. I segnali non sono positivi. Secondo il mio parere, si perde troppo tempo, troppe chiacchiere e pochi fatti di sostanza. Secondo lei il 2014 per l'economia italiana può essere l'anno buono? Per me no. Lavoreremo sì, ma non è un lavoro grande. Si lavora, si sopravvive, ma c'è tanto e tanto e tanta fatica. Direi proprio di no, forse al 2016 se si danno da fare, ma per il momento assolutamente no. La mannaia del governo centrale torna a colpire e tra chi ne farà le spese ci sono i comuni del nostro territorio. Nuovi tagli ai trasferimenti che riguardano molti comuni della nostra regione. Solo per fare qualche esempio, a Rossano Veneto spetteranno in meno 139.000 euro, a Rosà 382, a 974.000. Questi soldi trattenuti verranno investiti dal governo centrale in un fondo di solidarietà comunale che verrà redistribuito tra le municipalità ritenute più bisognose. Insomma, sembra che a pagare siano sempre gli stessi e dove vengano distribuiti questi soldi non lo si è ancora capito. Chi beneficerà dei soldi del comune di Rossano? Ma non si sa. Ecco, siamo molto perplessi. Insomma, oltre al danno la beffa. Il colmo è che potrebbe essere anche Rossano Veneto un comune beneficiario del fondo di solidarietà. Siamo noi stessi che paghiamo noi stessi. Ecco, è il cane che si morde la coda. E a chi si chiede quale sia la posizione dello Stato in tutto questo, il sindaco di Rossano Veneto risponde: la vergogna è che lo Stato, a fronte delle tante sollecitazioni anche da parte dell'ANCI, delle tante sollecitazioni anche da parte dei singoli comuni, di mancati introiti, di mancati inserimenti, di mancate promesse riguardo anche i fondi che ci spettano, è sordo. Lampioni spenti a Bassano e dintorni. La parola passa ai cittadini che chiedono di essere presi in considerazione per scelte così importanti per la loro incolumità. Ma non si è più sicuri neanche di giorno a lampioni accesi, neanche di giorno ormai a Bassano, ma non solo a Bassano. In questo modo bisogna fare qualcosa, che il comune faccia qualcosa, insomma. Che sia mattino o sera, pare che in ogni caso a Bassano sia venuta meno la percezione della sicurezza. È il buio della notte a fare davvero paura e spesso non si può nemmeno far conto sulla luce dei lampioni, arrivando a situazioni al limite del tollerabile. Lampioni spenti anche di notte, lunedì mi hanno ammazzato il cane in via Pio X, nessuno ha visto niente, l'ho trovato che era ormai morto da 3-4 ore, buttato sul bordo della strada. Purtroppo la sicurezza è quella. La certezza tra i cittadini sembra essere una, quando manca l'illuminazione anche la sicurezza viene meno. E quando si mette in campo la loro incolumità, i cittadini vogliono essere considerati e chiedono voce in capitolo su scelte così importanti. Forse sarebbe bene coinvolgere la cittadinanza in modo che si possa prendere una decisione comune. La cittadinanza deve essere coinvolta, si deve investire di più nella sicurezza piuttosto di rifacimento delle piazze inutili che dopo i sassi escono lo stesso e ti inciampi. Intanto qualcuno avrebbe già delle proposte da avanzare sui lampioni, ma non solo. Meglio tenerli accesi e più telecamere.
Ancora ladri in abitazione. Ieri sera tra le 20 e le 20.30 in quartiere San Vito a Bassano i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso e si sono introdotti in una casa di via Monte Adamello dove vive una quarantenne, riuscendo a portar via monili in oro il cui valore è ancora in via di quantificazione. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la donna stessa al rientro in casa. Indagano ora i carabinieri. Si chiama Libera ed è un'associazione contro la mafia che si sta diffondendo in Veneto. In questi giorni il circolo di Bassano compie un anno di attività. Il circolo di Bassano e Marostica di Libera, un'associazione no profit contro le mafie, compie un anno superando i 100 iscritti. Un risultato significativo per un'associazione che si propone come scopo la diffusione di una cultura della legalità e del contrasto di un fenomeno criminale che nel pensiero comune viene generalmente associato ad altre lontane zone d'Italia. Abbiamo deciso di farlo nascere anche a Bassano perché riteniamo che Bassano non sia assolutamente immune da questo problema. La mafia non è un fenomeno dell'Italia meridionale, è un fenomeno nazionale ed è una mafia che ha cambiato le sue forme, non è più quella che ci è data dall'immagine tradizionale che abbiamo della mafia. Ma qual è se esiste l'identikit del bassanese che si iscrive ad un circolo contro la mafia? In particolare giovani che abbiamo coinvolto soprattutto grazie alle iniziative che abbiamo fatto con le scuole, ma a Bassano la risposta ci viene sia dai giovani ma anche dalle persone più adulte, più anziane. L'attività 2013 di Libera si conclude stasera con la proiezione di un documentario su Giuseppe Impastato a ingresso gratuito in Sala Martinovic. Impastato è un giornalista assassinato in Sicilia nel 1978 per la sua attività di denuncia della mafia nel paese del Palermitano nel quale viveva. E siamo ora con la pagina dell'Alta Padovana a Campo San Martino, dove i cittadini e il comune si sono riuniti e uniti per dire no al progetto di una centrale idroelettrica sul Brenta. Il nostro obiettivo è quello di mantenere questo territorio così com'è e cercare che non ci siano progetti calati dall'alto che magari siano invasivi per il territorio, ma soprattutto che non portino benefici diretti per la popolazione. Campo San Martino dice no al progetto di costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Brenta, un intervento da 8 milioni di euro, dei quali 1,5 milioni provenienti dalle casse della regione, i restanti coperti da un'azienda privata. Uno sbarramento in cemento lungo il corso d'acqua e poi l'edificio che dovrebbe sorgere in quest'area. Questa è un'opera molto invasiva, come si capisce, all'interno diciamo di una zona che ha il massimo vincolo ambientalistico e non solo, ma anche di protezione dal punto di vista idrologico. Qua siamo in più uno, quindi qualsiasi tipo di abitazione non potrebbe fare nessuna cosa se non una ristrutturazione. La preoccupazione dei cittadini è palpabile. Un primo successo di questa loro battaglia è arrivato dallo stop imposto dalla soprintendenza, che ha dato parere negativo al progetto. Noi come amministrazione non siamo contro lo sfruttamento delle risorse naturali, ma siamo perché queste vengono sfruttate in maniera adeguata con tutte le tutele per il territorio e anche per beneficio con la cittadinanza. Non intendiamo svendere il nostro territorio permettendo lo sfruttamento delle acque del Brenta, spiegano. La centrale è destinata a produrre 5 milioni di kilowatt all'anno, è un'opera enorme per Campo San Martino, non può essere calata dall'alto. San Martino di Lupari investe per il divertimento e la sicurezza dei cittadini più piccoli. Un parco giochi a misura di bambino sembra una banalità, in realtà nel realizzare questa nuova area di svago l'amministrazione di San Martino di Lupari ha davvero cercato di rispondere a 360 gradi alle esigenze dei piccoli fruitori. Abbiamo fatto un intervento importante, 80.000 euro di investimento su due aree gioco divise per fasce di età, 0-6 anni, 6-12. Un intervento importante che abbiamo condiviso con i nostri cittadini più piccoli, con le mamme, con i nonni, che da tempo ci chiedevano un intervento su quest'area nevralgica di San Martino di Lupari, perché siamo in pieno centro. Si punta anche sulla sicurezza. Questo parco, che sarà aperto tutti i giorni, come era aperto prima,
sarà anche oltretutto videosorvegliato, perché è una cosa importante la sicurezza. E un'altra cosa importante che riguarda l'installazione dei giochi è il rispetto della normativa per quanto riguarda non solo la fornitura dell'installazione ma anche le aree di caduta. Un parco della Serenissima completamente a norma, nulla a che vedere con il precedente. Ora manca la prova più importante, diventare punto di ritrovo e di attrazione per i cittadini più piccoli. Un grazie ai bambini per i suggerimenti che ci hanno dato e un augurio per tutti quelli che lo frequenteranno. Siamo ora allo sport con l'hockey ghiaccio. Dopo la disputa dell'anticipo di martedì sera che ha visto la vittoria della Renon sulla capolista Asiago, si torna in pista per la 13ª giornata di stagione regolare. L'Asiago è stasera di scena in Val di Fassa per trovare una vittoria che manca da 2 turni. Sul ghiaccio dello Scola sale un Asiago alla ricerca di pronte rivincite. Occasione la sfida contro il fanalino di coda del campionato, che però ha sempre lottato fino alla fine, gara dopo gara, mettendo spesso in difficoltà avversari più quotati, prima di calare vistosamente alla distanza. E stasera su Rete Veneta non perdete alle 21.05 Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli, Mirella Tuzzato e i veneti schiacciati dalla crisi. E il nostro telegiornale termina qui, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro una buona continuazione di serata su Rete Veneta. Arrivederci!